Allora, Assessore, la discussione è solo su un punto, perché al di là degli aspetti urbanistici del progetto, perché c'è una non conformità urbanistica e quindi è il Consiglio Comunale che deve dire va bene la non conformità urbanistica, io approvo, anche se è contro, diciamo, questo sì, viene detto questo, anche se non è conforme. Non consegue la conformità alla disciplina urbanistica vigente e quindi si chiede al Consiglio Comunale, nonostante non sia conforme urbanisticamente, a votare il progetto. Però, ripeto, quello che ha detto la consigliera Matano, è mantenuta la destinazione d'uso direzionale dell'immobile, le trasformazioni fisiche di progetto sono coerenti con la disciplina tipologica citata. Il progetto prevede il restauro edilizio dell'edificio con restituzione di gran parte degli ambienti e la loro spazialità originaria, gran parte, non tutti, perché l'abbiamo visto prima quello che diceva il consigliere Moretto. Gli interventi escludono la frammentarietà, salvaguardando l'integrità della formazione formale, scusate, strutturale che la norma di piano intende conservare, che era questo l'obiettivo primario, era dire evitiamola che poi in un futuro non abbia un corpo unico. L'edificio e sia salvaguardata l'integrità sostanziale di tutto l'edificio. Ma questi sono aspetti che assicurano noi consiglieri circa la fattibilità della cosa e la non modifica della destinazione d'uso e la non frammentarietà futura del bene. Punto. Però tutti gli aspetti relativi alle trasformazioni fisiche di progetto non possono essere di responsabilità del Consiglio Comunale, ma gli unici responsabili sono gli uffici preposti, non c'entra nulla il Consiglio Comunale. Voi con questo atto, così com'è strutturato, è come se state, diciamo, bypassando al Consiglio Comunale una responsabilità che invece deve essere in capo ai responsabili degli uffici preposti. Per cui noi non possiamo votare quest'atto per questo motivo. Punto. Poi siete d'accordo o non siete d'accordo, fa parte del gioco delle parti, però ripetiamo, per questi motivi non voteremo l'atto. Grazie.